Albertino, buon anno innanzitutto. Buon anno anche a te e a tutti voi. Cosa ti auguri per quest'anno nuovo? Ma mi auguro che dopo 2 anni difficili si possa tornare a fare tanto festa sul territorio. Mi riferisco non solamente alla mia di festa, ma a quella di tutti noi, degli ascoltatori di M2O, che è il mio nuovo progetto che è partito e siamo stati subito stoppati dalla pandemia, da altri problemi che tutti conosciamo. Quindi spero che il 2023 sia veramente l'anno della liberazione. Capodanno a Treviso, che per te è un po' una casa da tempi non sospetti, com'è tornare qui? Ma io ci vengo spesso, sono stato a Padova 2 settimane fa, il Veneto è una terra dove mi sono molto divertito, dove ho molto affetto e quindi è reciproco, diciamo. Tutto sommato è stato un anno buono, è stato un po'... Gli ultimi 2 o 3 anni sono stati per me una sfida e un po' una rinascita, quindi... Il rinascimento di Albertino. 2023 l'insegna della luce e qui non si può che chiudere con il tuo motto. Illumina! Grazie.